abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina. Noi siamo i Suburban Grill, Massimo e Michela. E tra poco andrà in onda Grigliate Urbane, la rubrica dove si sperimenta l'eccellenza. Proviamo ad unire piatti tradizionali con tecniche innovative alla brace, utilizzando il nostro barbecue urbano insieme agli utensili presenti in tutte le nostre cucine. Grigliate Urbane va in onda sui nostri canali social, YouTube e Instagram, cliccando su Urban Grill. E infine voglio ricordarvi il nostro sito internet www.grigliateurbane.com. Siete curiosi di vedere cosa sperimenteremo oggi? Beh, mettetevi comodi e buona visione! Prendiamo uno stinco di maiale di circa un chilo. Conserviamo tutto il grasso presente. Ci aspetta una cottura lunga e ci permetterà di mantenere la carne morbida. Prendiamo della senape. Aiutandoci con un pennello, ricopriamo tutto il pezzo di stinco. La senape, oltre a dare sapore alla carne, farà da legante con la marinatura a secco che faremo tra poco. È importante coprire totalmente lo stinco. Per la marinatura ci aiuta il nostro partner di oggi, BB Cooking, il re delle spezie, con il suo preparato pork rub, specifico per carni di maiale. Dal profumo che si sprigiona aprendo la confezione, possiamo già immaginare il sapore che darà alla nostra carne. Iniziamo a cospargere lo stinco con il rub, cercando di coprire ogni suo punto. Lo rigiriamo in modo da coprire ogni lato, compreso l'osso. Ci aiutiamo massaggiando con la mano per far aderire al meglio il preparato. A questo punto lasciamo riposare lo stinco in frigo per almeno 8 ore. In questo modo il rub assorbirà tutta la sua umidità interna. Dopo aver riposato in frigo, partiamo con la cottura. Utilizzeremo la nostra sonda per monitorare la sua temperatura al cuore. Infatti cuoceremo lo stinco in due fasi, una prima di affumicatura fino ai 50 gradi e la seconda di cottura in foil fino ai 95 gradi. Iniziamo a preparare il nostro barbecue urbano per la fase di affumicatura. Utilizzeremo tutolo di mais per dare un fumo molto aromatico, posizionato su bricchette di carbone che si accenderanno gradualmente. Quando il tutolo inizia a fumare, inseriamo lo stinco di maiale nel nostro barbecue urbano ed iniziamo la fase di affumicatura. Questa fase durerà circa 2 ore, ma non badiamo al tempo, abbiamo la nostra sonda che ci avvertirà quando avremo raggiunto il nostro obiettivo, i 50 gradi. E infatti dopo 2 ore il display suona e ci avverte della temperatura raggiunta. Possiamo quindi rimuovere lo stinco dalla griglia e posizionarlo in una teglia per partire con la seconda fase di cottura. La seconda fase si chiama cottura in foil e il nostro obiettivo sarà raggiungere i 95 gradi al cuore. Inseriamo nel nostro barbecue urbano una pietra refrattaria di spessore 1 cm. Inseriamo altri birchetti di carbone. Per questa fase dobbiamo portare la temperatura fino a 180 gradi. A questo punto possiamo preparare lo stinco per la cottura in foil. Utilizziamo la birra artigianale bionda suprema del birrificio I Due Mastri, che oggi sarà il nostro secondo partner. Ne versiamo 33 cl. La birra suprema ci consentirà di esaltare il sapore della carne e allo stesso tempo conservare la sua morbidezza durante questa cottura. Applichiamo un altro po' di senape solo sulla parte superiore. Thank you.
aggiungiamo 3 rametti di rosmarino e copriamo con un foglio di carta argentata. Inseriamo quindi la teglia nel nostro barbecue urbano. Lasciamo sempre la sonda inserita e collegata al nostro display e attendiamo di raggiungere i 95 gradi. Ci metteremo circa 2 ore. Attendiamo 10 minuti per far riscaldare il bagno di birra e inseriamo un pezzo di burro. Dopo 2 ore, il display ci avverte che abbiamo completato la cottura. Infatti, 95 gradi sono la temperatura a cui il maiale discioglie le proprie cartilagini, garantendo sapore e morbidezza alle sue carni. Possiamo quindi rimuovere la teglia dal barbecue urbano. Raccomandiamo di far riposare sempre lo stinco 20 minuti prima di servirlo. Questo consentirà ai liquidi di ridistribuirsi nella carne. Ringraziamo i nostri partner di oggi, BBQ King per le spezie e il birrificio I Due Mastri per la birra artigianale suprema. E buon appetito da Sudurban Grill. Lo stinco di maiale per 2 persone. Uno stinco di maiale da 1 chilo, 30 grammi di senape, 30 grammi di burro, 3 rametti di rosmarino, 33 centilitri di birra bionda suprema. Tempo di cottura: 8 ore di riposo in marinatura, 2 ore di affumicatura a 100 gradi, 2 ore di cottura in teglia a 180 gradi. Il rub di BBQ King per lo stinco di maiale. Miele in polvere, sale marino integrale, paprika dolce, zucchero di canna mascobado, senape, semi di sedano, cipolla, aglio, salvia, timo, pimento, pepe nero, carbonato di magnesio.